Sindaco, vedo che ha un post-it in mano con le percentuali delle ultime elezioni regionali che incoronano Zaia. Ci dice anche un po' le percentuali? Abbiamo un 84,47%, quindi 1.534 voti per Zaia sui 1.808 votanti. Come li leggiamo questi risultati qui a Vo in particolare? Facciamo riconoscimento per il lavoro fatto dal Presidente e ricordiamo tutti che il nostro Presidente è andato contro quelle che erano le indicazioni dell'OMS per quanto riguarda i tamponi e si è preso la responsabilità. Ma a parte questo lui avrebbe vinto sicuramente anche senza il Covid nel Veneto. Posso chiedere se lei ha votato per Zaia? Ve lo dico con tutto il cuore, sì, perché è estremamente umano e ha saputo gestire la pandemia e il lockdown in maniera eccezionale. Ma voi avreste votato comunque Zaia anche se non ci fosse stato il coronavirus? Sì, perché ne piace. Perché, ma perché lei è una persona seria, concreta e fa le robe fatte bene. Quindi questo coronavirus però ha inciso? Ma può aver inciso qualcosa, ma non credo più di tanto, perché lui è un grande politico. Qui Zaia è un'istituzione, già da quando si è partiti col 21 febbraio famoso, c'era solo lui, Faro nella notte, che ci dava indicazioni. Lei ha votato Zaia, se si può dire? Non sono cittadina italiana, sono cittadina comunitaria, perciò non riesco a votare per, non posso votare per regionali e referendum, però avrei votato sicuramente Zaia. L'ho incontrato quando è venuto Mattarella, che ci ha salutato uno a uno. Come volontario? Come volontario alpino. È stato molto bello, è stato l'unico che si è fermato. Però nonostante questo lei non ha votato per Zaia? Storicamente io non appartengo all'area Lega e quindi non è che perché uno ha fatto il suo lavoro e si debba rinunciare a quella che è la propria connotazione politica. Ma adesso lei è una mosca bianca, lo sa? Almeno a Vo? Ah beh, ma questo sicuro. Che c'è anche la polemica Zaia Crisanti. Professor Crisanti non si è candidato e quindi non possiamo fare un confronto. Se poi vi dice che per polemica io posso dire solamente che uno è un bravissimo microbiologo, l'altro è un presidente eccezionale. Se io questo è Crisanti e questa se è Zaia, fosse. Se io le dovessi chiedere chi è che ha salvato voi, Crisanti o Zaia, lei cosa direbbe? Ognuno ha fatto la sua parte. Quindi se io le dico metta con la penna una crocetta, dove la mette? La mettiamo in mezzo. Salvatore di Vo? Crisanti, Crisanti. Non è male la crocetta in